Strade pericolose, automobilisti imprudenti, pedoni spaventati. Il lungomare di Bari da nord a sud è stato negli ultimi anni scenario di gravi tragedie della strada. Siamo andati a verificare se le promesse di messa in sicurezza siano state effettivamente mantenute. Questa è ritenuta una delle strade più pericolose della città di Bari, del capoluogo pugliese. È una strada dove negli ultimi anni, soprattutto nel periodo estivo, si sono verificati una serie di incidenti, perché le persone che abitano nelle palazzine di fronte al mare, anche per attraversare e andare in spiaggia, non possono usufruire di semafori. Ci fu un episodio l'anno scorso di una bambina che fu travolta da una macchina in corsa, un'auto in corsa, e il comune promise dei rallentatori, rallentatori che non sono stati installati. Ma il lungomare a nord di Bari, nel quartiere Fesca, non è l'unico punto critico della viabilità cittadina. Dalla parte opposta del capoluogo pugliese, infatti, davanti alla spiaggia di Pane e Pomodoro, i pedoni non si sentono tranquilli. È pericoloso, sì, perché tra l'altro le strisce non si vedono neanche. E poi la sera potrebbe esserci anche qualche controllo in più sulla strada, perché anche quando c'è il semaforo verde per i pedoni non si fermano. Sì, almeno per i bambini sì. Perché c'è questa curva, vengono da quella parte abbastanza in fretta ed è pericoloso. Nonostante qui il divieto di velocità non lo rispettano assolutamente. E quindi è molto, molto pericoloso, appunto. Basta allontanarsi di poco dalla città per imbattersi in altre cosiddette strade killer, dalla statale 16, sempre molto trafficata in entrambi i sensi di marcia, alla 96 che collega Bari a Bitonto, una strada nota per il traffico sostenuto di camion e tir in uscita e in entrata dalle numerose aziende che si affacciano proprio sulla carreggiata. Un'esigenza di sicurezza, quella avvertita dagli automobilisti che percorrono la statale 96, che non ha lasciato indifferente la neoeletta amministrazione comunale di Bitonto. Allo studio la possibilità in ottica di project financing di avviare un sistema di controllo di velocità limitata ad utilizzo elettronico, quindi con l'avallo della tecnologia, ed è una intenzione che noi stiamo attuando anche con il ripristino di tantissime telecamere ormai che erano da anni non utilizzabili.